Challenge Luca Versiglia che si svela presso la sede della uh, banca della Versiglia, della Lunigiana e della Garfagnana, un'occasione quindi per scoprire le cinque prove che caratterizzano questa challenge riservata alla categoria lievi. Si parte domenica prossima con la Coppa Giuseppe Cei organizzata dalla società sportiva Giuseppe Cei, poi si continuerà con il 15 di aprile con la prova organizzata dall'Unione Sportiva Monte Carlo, il 2 giugno... Ad organizzare sarà l'Unione Sportiva Pozzese. Il 5 agosto il gruppo sportivo Pedale Pietrasantino. Il 12 agosto l'Unione Ciclistica Lucchese chiuderà la challengia Lucca Versiglia. Una challange ormai attiva da 11 anni, grazie all'impegno del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, del Comitato Provinciale di Lucca, Gianfranco Battaglia, grazie all'impegno della Banca, della Versiglia, della Lungiana e della Galfagnana e grazie all'impegno anche di queste cinque società che ancora una volta hanno allestito le loro cinque prove, cinque prove storiche anche del calendario regionale per la categoria allievi. Andiamo quindi ad ascoltare gli interventi che abbiamo realizzato in fase di presentazione. Giuseppe Domei, presidente della società sportiva Giuseppe Cei che organizza la Coppa Giuseppe Cei, apertura del calendario allievi ed apertura della Challange Luca Versiglia. Ci siamo, domenica prossima è la via, un percorso collaudato, ormai al terzo anno dell'apertura della stagione allievi. Sì, dobbiamo ringraziare Gianfranco Battaglia perché anche quest'anno la, la, la Coppa Cei è la gara di apertura della Challange Lucca Versiglia. Dobbiamo dire che siamo molto soddisfatti perché a pochi giorni dalla gara abbiamo circa 150 iscritti, il percorso sarà quello tradizionale con quattro giri pianeggianti, mentre nel finale ci sarà la, la salita di San Martino in Vignale, una salita non difficilissima ma che siamo convinti farà quel minimo di selezione indispensabile per far emergere i migliori. Una corsa che dopo tanti anni che si disputava nella parte centrale della stagione, da tre anni è apertura, una scelta che ha premiato perché i partenzi, partenti sono sempre stati tantissimi. Sì, dobbiamo dire che è stata una scelta non facile, però abbiamo fatto una scommessa, abbiamo pensato di far diventare la Coppa Shei eh, la classica di apertura a livello nazionale del calendario. Eh, la prima edizione, ormai tre anni fa, eh, vide quasi 200 partenti al via, però fu un caso un po' particolare perché in quell'occasione c'erano le elezioni amministrative. L'anno scorso circa 120 partenti, però ci eravamo prefissi per quest'anno di fare un ulteriore passo di qualità, salto di qualità l'abbiamo fatto, eh, anche perché avremo al via... Molti atleti importanti a livello nazionale, eh, primo fra tutti il campione italiano a cronometro, Ian Petelin. Quindi, veramente una bella soddisfazione e un ottimo cast di partenti per questa 62esima edizione della Coppa Scei. Lelio Grossi, segretario dell'Unione Spozzese, insomma. Ancora quest'anno nella Challenge Luca Verziglia, con il circuito verziliese, ormai giunto alla 72esima edizione. Una cifra importante perché passati 70 anni, 72 anni sono tanti, tanti anni di storia di una manifestazione sportiva, di una manifestazione sportiva anziana ma rivolta ai giovani. Sì, esatto, noi siamo, siamo onorati e orgogliosi anche quest'anno di abbinare appunto il 72esimo circuito di Gristico a questa undicesima challenge e doppiamente onorati perché 11 anni di questa challenge e tutti gli anni abbiamo partecipato appunto a questa manifestazione abbinandola al nostro circuito versiliese che ormai è diventata una classica del ciclismo giovanile allievi in Toscana Ecco, quindi a quando l'appuntamento con il circuito versiliese? Allora, il 2 giugno la gara si svolgerà in linea è una gara di circa 70 km, faremo 5 giri in pianura partendo da, dalla sede della nostra autorità da Pozzi, poi faremo Pozzi Marzocchino, Ripa, Pietrasanta e poi ritorneremo a Pozzi 5 giri che per circa 8 km a giro sono circa 46 6 volte, 6 per 8 48. E poi dopo faremo un circuito un po' più largo, andremo a fare la fortezza. Poi scenderemo giù da Strettoia, Beda Santa e la rivoli davanti alla nostra serie a Pozzi. Un percorso anche quindi abbastanza esigente, emerge l'anno migliori? Sì, indubbiamente in questi ultimi anni eh, è, una, è una, un percorso che insomma non è né duro né neanche tanto un po' leggerino. Certamente la, la salita de, della fortezza inciderà parecchio su... Sul finale della gara. Pedale Piazza Santino che anche quest'anno allestirà una prova della Challenge Luca Versiglia, ormai un circuito per la categoria allievi che richiama tanti atleti da tutta la Toscana e non solo. Giovanni Bertellotti è un consigliere di questa società. Una... Il vostro impegno ancora in questa challenge. Sì, ancora per questo anno continuiamo a organizzare questa gara per allievi. Siamo al sedicesimo trofeo. Bruno Sanna, tredicesimo trofeo Puccetti e anche undicesimo trofeo Lucarini. Sì, organizzeremo la prima domenica del mese di agosto. Sempre con il pedale Pietrasantino, con il vicepresidente Pierotti Paolo, un percorso il vostro esigente della vostra manifestazione che farà emergere i migliori atleti. Si spera che sia come gli anni passati, che ci sia un'ottima partecipazione. Facciamo sempre i quattro giri in pianura da Ponte Foggi, Forte dei Marmi e eh, Pietrasanta. Poi andiamo l'ultima volta andiamo a fare il Monte Pietro con l'arrivo qui a Pietrasanta. Lo scorso anno un bello ordine d'arrivo, dei bei distacchi. Una corsa vissuta eh, davvero con grandi momenti, con azioni sin dai primi chilometri ai ragazzi interessa far bene in questa corsa anche perché poi in fondo c'è da lottare anche per la Challenge Luca Versilia sì, oltre a lottare per la Challenge Luca Versilia c'è il trofeo messo in palio da Puccetti che è un'opera d'arte delle fonderie quindi diamo appuntamento a tutti i ragazzi, a tutti i direttori sportivi perché questa è una corsa da segnare sul calendario Sì, mi pare ovvio Ernesto Bianchi, presidente dell'Unione Ciclistica Lucchese, lui invece chiuderà la Challenge Luca Versiglia, ultima prova, il trofeo La Cantina di Alfredo, che ormai è prova di conclusione di questa Challenge, ci sono le premiazioni, si vive un po' un clima di festa e ovviamente per gli atleti è l'ultima occasione per cercare di ribaltare la classifica della Challenge. Sì, e anche quest'anno abbiamo avuto la fortuna di essere l'ultima gara della Challange, sì, e... ci sarà la premiazione della finale, della Challange una cosa ulteriore alla gara, sappiamo. una bellissima cosa e ringrazio Battaglia che me l'ha permesso di farlo. Sì, e speriamo che si riposa a fare sul circuito classico di Colognera, che l'anno passato abbiamo dovuto spostarlo lì sul percorso della Coppa CEI che verrà fatta domenica per via del percorso che era un po' rovinato dai lavori. A tutt'ora non siamo ancora sicuri dove, ma comunque o a Colonia, dove per 17 anni è stata fatta, o nel percorso circa della Coppa Cevera cioè, verrà rifatto il 19 trofeo della cantina del Fedo. Ultima prova, quindi è anche un momento per fare il punto della situazione. Facciamo un balzo avanti di qualche mese, ormai la Sciallange Luca Verzilia è un punto fisso per tutti gli atleti, per tutte le formazioni eh, della categoria allievi. Una, una challange che eh, racchiude le eh, competizioni più importanti della categoria allievi in provincia di Lucca e una challange che valorizza le stesse vostre competizioni. Ma veramente mh, mancherebbe ancora una gara che era il piano di Mondio, che io la considero una classica per diversi motivi eh, non, non è stata inclusa. Ma eh, sì, anche perché a giugno finiscono le scuole, i ragazzi si preparano tutti uguali. E eh, eh, luglio e agosto, secondo me, e anche metà a settembre, si vedono i ragazzi, il vero valore della de, 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 de potenzialità dei ragazzi. Paolo Pelliccioni, direttore della Banca Verziglia, Luigiana e Garfagnana. Ormai 11 anni a fianco della Challange Luca Verziglia, eh, per questa challange che racchiude tante gare allievi. E gare importanti per questa categoria, si ha a che fare con giovani di 15 e 16 anni e il vostro sguardo va anche ai giovani che praticano sport? Eh, direi proprio di sì, ormai è un connubio che è da tanto tempo che portiamo avanti con somma soddisfazione, eh, tanti giovani sono coinvolti e credo che questa è l'attenzione che la banca formula e comunque persegue nelle sue attività istituzionali dedicando attenzione ai gruppi sportivi, ai ragazzi, ma pensando anche a tante persone che sono dietro a questi ragazzi e che attraverso le quali possono essere effettuate questi tipi di, di manifestazioni e di riconoscimenti molto importanti per gli stessi atleti. Mm, sicuramente la parte ciclismo è una delle componenti a cui la banca attenzione, ma credo che... Eh, sicuramente in un ambito molto più ampio copre tutte le attività sportive e sociali, dando un contributo fattivo affinché queste cose possano rimanere nell'attività giornaliera di tutte le persone. Ecco, il presidente Battaglia ricordava come la vostra avventura anche come banca era nata in Versiglia e Lunigiana e poi da qualche anno eh, si è, eh, è arrivata anche in Galfagnano, ormai quindi coprite buona parte della provincia di Lucca con le vostre filiali. E direi proprio di sì, la, la banca eh, copre un'area territoriale abbastanza vasta che va dalla Versilia come sede istituzionale storica, Lunigiana e Garfagnana. A questo punto copre tutto il territorio e ha attenzione su tutto il territorio e fra l'altro devo dire che questo tipo di iniziativa è proprio conciliante con questo aspetto perché copre tutto il territorio nelle sue varie componenti, la Versilia storica ma anche tutte le altre aree su cui questo tipo di riconoscimento e questo premio si, si colloca. Perciò persegue un po' stesse, la stessa filosofia della banca, territoriale e anche un premio che tutto sommato è un premio territoriale. Gianfranco Battaglia, presidente del Comitato Provinciale di Lucca della Federociclismo, un po' colui che tira le fila in questa challenge Lucca-Versilia, ormai lo dicevamo anche con gli ospiti in precedenza, un punto fisso per la categoria lievi in provincia di Lucca e non solo. Allora, sono ben 11 anni, 11 anni sembra ieri, devo ringraziare la Banca della Versilia perché in effetti ha sempre sponsorizzata, sponsorizzato lo stretto indis indispensabile per fare questa manifestazione si sa, dico, ormai è consolidata nel panorama giovanile della Toscana. Sono tutte fra l'altro anche delle belle corse, insomma, no? a partire da domenica che c'è l'apertura, la sheik ormai quindi, tradizionale, anche se un tempo veniva fatta di luglio, è, stato, è stata portata all'apertura. No? Però, ecco, per me diciamo se vogliamo lo faccio volentieri perché ormai voglio portare in fondo ma per me insomma sono 11 edizioni 55 gare credo di essere mancato solo una volta insomma no? perché poi va tenuto i punteggi perché c'è il primo classificato ma c'è anche quella alla maglia gialla che ci sono diversi criteri e credo che ecco, per me è stata una bella soddisfazione, ecco, devo ringraziare onestamente ripeto, la banca, le società, insomma, no? E insomma, poi la manifestazione giovanile, quando eh, simpatica si se vogliamo, no? Certo, come quest'anno fino all'ultima gara è stata incerta, no? Se vinceva uno vinceva l'altro. E quello ecco, insomma... Diciamo per vivacizzare un po' questo ciclismo che mi sembra un po' morto, se vogliamo, eh? non c'è più quegli stimoli di un tempo. No? Perciò, se si mette insieme qualche manifestazione che si ravviva un po', credo insomma eh, ne... di rendere un po' più vivace ecco, questo, questo ciclismo. E... Diciamo che ho Visto che a qualche altra provincia ci ha un po' emulato, magari, magari te, 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 tre, tre corse sole. No? Se vado errato, mi sembra nel Fiorentino, insomma. Comunque, dai, continuiamo con vigore. Io ci credo, o meglio, ci ho creduto in questa, in questa, in questa manifestazione e tutti gli anni ecco, trovo la banca ormai la parte le porte spalancate, faccio la richiesta e ora si aspetta appunto il, il presidente insomma che è in ovviamente tra le altre cose nelle, nelle gare della Versilia è quasi sempre presente insomma no perché insomma è molto interessato ecco perché poi la banca della Versilia cioè tutte le, tutte le società giovanili della Versilia c'è vicino, molto vicino Pedale Pesantino, Pian di Momio, Pozzese insomma tutte quelle società che fanno attività soprattutto sono concentrate a parte poi anche sulle grosse manifestazioni ma per queste piccole società che fanno attività giovanile è un polmone di, economico insomma abbastanza consistente non dico determinante ma insomma abbastanza consistente che gli permette insomma, no, di, di svolgere questa attività dove in Versilia eh, si sa, ormai per tradizione, per cultura, dico, il ciclismo giovanile è, tradizionalmente è forte, è forte in questo litorale, mentre la piana lucchese, e soprattutto sono per le, 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 le categorie superiori, le grandi manifestazioni a livello di elite, di under, e quindi, e un po abbiamo una provincia un po' equilibrata, diciamo un po' così e nulla, siamo qua partiamo domenica a Coppa CEI e hai parlato delle maglie le vediamo qua alle nostre spalle rossa e gialla lo stemma della Banca della Versia, della Lunigiana e della Garfagnana come hai ricordato è presente sulle maglie perché è un po' lo sponsor principale di questa challenge due le maglie, una rossa e una gialla una al vincitore della prova e una per la classifica generale No, voglio per precisione dire che siamo, siamo partiti con la banca della Versile e della Lunigiana, poi da un paio d'anni a questa parte ci si è aggiunto anche la Garfagnana, no? perché hanno messo anche delle filiali in Garfagnana e ci tengono molto. Ecco, siamo partiti. Sì, eh, abbiamo differenziata quella gialla, un po' il simbolo de, del Giro di Francia, insomma, poi eh, i colori sono stati scelti. 11 anni fa e ormai rimangono quelli, no? poi, tra l'altro, la maglia gialla è quella che è emblematica, no? perché è quella più o rosa che è il Giro d'Italia o gialla, quella che è il Giro di Francia. E, e diciamo che in questa avventura, quest'anno siamo un po'. la presentazione di Norma si faceva un po' prima, ma quest'anno, un po' per i ritardi dei calendari, insomma, tutte le problematiche che ci sono state. E allora siamo ecco, l'ultima settimana, ma tutto, tutto zerato domenica c'è proprio la prima gara. Speriamo, speriamo, ecco questa Challenge è l'unico. Eh, non è un neo, no? Per carità di Dio ci mancherebbe altro chi. Però um, ci sono arrivati vicini ma non mai vinto un Lucchese. E sono arrivati vicini anche l'anno scorso. Monti era in classifica, era a due punti, insomma campione italiano e nell'ultima gara insomma non andò bene così pure Marchini insomma eh, diversi corridori che ora insomma sono negli uniorsi categorie superiori sono arrivati vicini ecco un lucchese no, insomma, speriamo speriamo quest'anno che, che sia l'anno buono ecco.